Tazzone dei nuovi arrivati, tu tanto nuovo non sei. No, no, sono arrivato qui 2 anni fa con una bella esperienza, visto che abbiamo vinto il campionato, e sono arrivato qui per ripetermi come 2 anni fa. Non è iniziata sotto i migliori auspici, una sconfitta all'esordio nuovo, l'esordio bis a Castellammare e poi un palo che grida ancora vendetta. No, sì, però devo dire che sono 3 anni che faccio qui a Pescara e 3 anni che a gennaio è sempre un po' critica. Prendiamola bene perché 2 anni fa è successo che abbiamo vinto il campionato. Thomas Svenskauskas, arrivi a Pescara, hai davanti due portieri importanti dai quali apprendere tantissimo. Sì, è una grandissima cosa che ho ogni allenamento, ho 2 esempi davanti a me. Cerco a prendere tutto che è possibile. Racconta un po' i tuoi nuovi tifosi, le tue caratteristiche, pregi e aspetti da migliorare. Questo non voglio parlare io, penso che tra un po' decidono loro, o il mister può dire voi. C'è tanta concorrenza quest'anno nel tuo ruolo, 9 attaccanti in totale, 6 esterni. Gianluca Caprari dovrà dare il massimo per imporsi. Sì, competizione è tanta e è meglio, più c'è competizione più la squadra è forte. Gianluca, cosa chiedi a questa tua esperienza bis a Pescara? Sicuramente di fare bene, di cercare di tornare in Serie A, magari con questa squadra e poi vedremo. Da quanto tempo sei in Italia e quali sono le tue esperienze precedenti? In Italia sono al terzo anno, 2 anni e mezzo diciamo, quindi primo anno è stato a Fiorentina, Primavera, poi l'anno scorso a Roma, quindi quest'anno era più importante, diciamo che avevo pure 2 portieri importanti davanti, Stekelenburg e Lobont. Ho preso tante esperienze da loro. Poi la tua esperienza in prima divisione? Sì, quest'anno ho fatto C1, diciamo primo anno in calcio di uomini e ora sono qua. Ah, all'inizio è andata bene, ho giocato, ho fatto 9 partite, poi il mister mi ha messo in panchina e dovevo cambiare qualcosa. Le prime sensazioni dal tuo sbarco qua a Pescara sul gruppo, come ti sei trovato? Benissimo, molto bene, ragazzi tutti bravi, tutto benissimo, sì. Una squadra che insomma, è stata quasi smembrata rispetto a quella che ricordi tu, pochi reduci, con i nuovi come va? No, comunque sì, ho sempre legato con i vecchi, quindi con i nuovi mi sto trovando bene, ma è come con tutti i compagni. 3-4-3 rispetto al 4-3 di Zemania alla memoria, insomma, come ti trovi? Bene, bene, comunque sia i momenti sono quasi uguali, e ci sono sempre i 3 attaccanti, sempre giochiamo un gioco offensivo, quindi per noi esterni va bene. Gianluca, Marino e Zeman, quali sono le somiglianze e quali le differenze? No, differenza è che il mister adesso gioca 3-4-3 e non 4-3-3. I movimenti sono quasi uguali, come ho detto prima, e giochiamo un gioco offensivo dove tutti ci proponiamo. L'unica differenza adesso è che dobbiamo cercare di arrivare in Serie A.